Buongiorno e buon martedì 4, sì, martedì 4 maggio. E come potete notare, ho tolto le, sì, qua c'è roba da lavare, adesso la porto giù e in mano ho le chiavi per cui fa casino. E comunque ho tolto le tele e ho messo le cornici che ho preso ieri. Le tele erano sia in verticale che in orizzontale, ma hanno uno spessore più ampio rispetto alla cornice, ok? E quindi praticamente se mettevo in verticale quelle che anche in origine erano verticali, tipo questa, ok, avrei coperto gli specchietti, siccome gli specchietti sono attaccati col biadesivo e dubito che si toglieranno facilmente, ok, ecco perché ho preso le cornici della stessa misura delle tele. Niente, ecco, ho preferito girare le cornici, sinceramente, altrimenti dovremmo fare altri buchi, ma vi dico la verità, preferirei evitare. Comunque le ho messe su per vedere appunto che foto potevo stampare. Alla fine ho deciso che farò tutto a tema casa. Lo so, è monotono visto che siamo in casa. Però volevo un'omogeneità di colore, vi dico la verità, anche qui, almeno per il matrimonio, poi vediamo più avanti. Tanto il bello della cornice appunto è che la foto all'interno può essere sostituita quando si vuole. Intanto ci sono loro due che stanno giocando, infatti hanno distrutto tutto il divano, ma lasciamoli giocare, ci mancherebbe altro, mi piace un sacco quando giocano, cari. E comunque il bello appunto è che si possono sostituire quando si vuole. Quindi metterò tre foto dei cani, cioè scusatemi, tre foto loro simili sullo stesso sfondo, la foto nostra che abbiamo fatto qua in casa e farò anche una sorpresa a Roby e metterò la foto in centro sperando che gli faccia piacere, ma insomma spero di sì, scusate se mi allontano, ma devo far entrare la belva. Spero che gli farà piacere, metterò in centro la foto del mio 30° compleanno, non perché era il mio 30° compleanno, ma perché è l'unica foto dove siamo tutta la famiglia, sia mia che insomma che c'è anche suo papà. C'era anche suo papà. E ancora bello vispo e tutto, quindi spero gli faccia piacere avere una foto lì. Certo, non è grandissimo, siamo tutti piccolini, però insomma spero, ripeto, spero che gli possa far piacere. A me piacerebbe una cosa del genere, quindi spero piaccia anche a lui. Basta, adesso sono tutti in tregua. Io prendo le bomboniere per i testimoni ai genitori, vero cucciolo? E vado a consegnarle e vado anche a fare la stampa per queste. Ci vediamo dopo! Dopo! Ci vediamo dopo! Ci vediamo dopo! Sì. Oh, mamma mia! Troppo amore, Merlin! Mi è arrivato tutto! Praticamente abbiamo fatto un po' di shopping per il matrimonio, per fare i sacchettini per gli invitati al taglio della torta, che lì farò io, non sono sacchettini come potete vedere perché non mi piace il sacchetto, scusate, non mi piace il sacchetto normale. E sì, metterò più confetti perché a me la storia dei 5 confetti sta molto stretta e pensavo di assemblarlo così, più un nastrino di juta che mi tiene il bigliettino con scritto Rossella e Roberto, fatto così. Mi è arrivato il libretto mensa. Che bello, sono un sacco contenta. Vedete un po'? Tutto in coordinato, i petali perché non voglio assolutamente un riso addosso. Primo, spreco di cibo e mi dà fastidio. Secondo, mi si attaccherà dappertutto perché avrò i boccoli, il vestito è molto particolare, quindi avrei riso dappertutto e non voglio avere riso dappertutto. Ok, poi i nastri per decorare un po' la casa, quelli da mettere sulle macchine. Che bello, sono così contenta. Allora, ho
oltre a semola che si struscia sulla terra che mi fa impazzire, volevo farvi vedere che mentre io ero di sopra a cucire Robby ha messo in ordine. Qua sotto ho messo un bancale con tutti gli strafanti, terra, attrezzi e quant'altro. Lì ha messo questi che dobbiamo vendere, perché erano quelli che erano qui e noi non troviamo gli altri, anche se abbiamo visto che ci sono in vendita ma non li troviamo, quindi li venderemo, perché mi dispiace buttarli via, sono molto carini. E qua continuerà piano piano ad appiattire tutto, così un domani quando avremo la possibilità di mettere un pavimento o quant'altro lo metteremo, perché qua sotto vorremmo pavimentare sinceramente. E niente, qui c'è la rosa che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Qua sono anche indecisa, vi devo dire la verità, se tenere effettivamente questo qui o se mettere, non lo so, devo pensarci, magari metterlo un pelino più in dentro. Boh, adesso devo recuperare quel gattino e tornare dentro. Cucciolo, andiamo su, vieni. Vieni, amore. Sì, ciao. Buongiorno e mercoledì 5. Sì, c'è un casino, tra cui anche un asciugacapelli qua giù, ma adesso vi spiego. Praticamente, da quando faccio le pochettine, le magliette e quant'altro, siccome non sempre le cose si asciugano ipervelocemente, ok, mi sono portata giù, soprattutto nei tempi, perché poi io metto anche le nappine e le cose, per velocizzare un po' le cose, ho portato giù il phon, che tanto io uso ben poco per i capelli, e adesso l'ho messo lì, perché nel frattempo che Semola mangia in bagno, e l'ho tenuto chiuso perché così mangia lì tranquillo da solo, e senza, perché lui praticamente è talmente famelico, talmente, non lo so, col cibo, che praticamente non fa ora a finire il suo, che va nella ciotola di polpetta. E questo ovviamente poi fa sì che polpetta mangi un po' di meno, ma quello almeno, perché poi lei mangia prettamente croccantini, ma soprattutto che si arrabbino. E allora noi, e poi lui non finisce la sua, cioè è la stessa cosa, praticamente metto il sughetto a polpetta con giusto 2-3 cubotti e il resto lo metto a lui, perché lei beve solo il sughetto. E lui va lì a leccare sta ciotola che praticamente poi è vuota, ma non finisce la sua, quindi va su e giù e insomma lo chiudo in bagno così sono a posto. E quindi intanto mi asciugherò un po' i capelli. E poi cos'altro volevo dirvi? Nulla, adesso oggi vado da mia suocera, quindi non credo che vloggerò proprio tantissimissimo, però insomma ecco, almeno un buongiorno così ve lo volevo dare. E poi niente, poi mi sa niente. Volevo dirvi che rispetto a ieri, che non mi ispirava molto, oggi con la luce del sole, vabbè adesso siete, vabbè, così non nota, io dal vivo devo ammettere che mi piace molto di più. Ieri sera non mi ispirava, pensavo che sarebbe stata una cosa molto provvisoria. E invece oggi ammetto che mi piace il contrasto con il nero, con il muro, con il legno, insomma questo gioco di colori, che poi sono i tre colori principi della stanza, del salotto. E quindi mi piace, è piaciuto tantissimo anche a Roberto, quindi sono molto contenta. E mi dispiace non aver fatto una stampa in più per mia suocera, visto che oggi andavo lì. Vabbè, mi sono dimenticata proprio, anzi non ci ho proprio pensato, ammetto che non ci ho proprio pensato, e ma insomma faccio sempre in tempo a fargliela, non è un problema. E niente, oggi appunto vado da lei, che dobbiamo fare una cosa insieme, poi eventualmente vi faccio vedere. E poi devo vedere se trovo un vecchio tappetino di Robby, se no devo andare a comprare, devo andare a fare un giro alla Decathlon a prendere un tappetino yoga,
Non perché io abbia intenzione di cominciare a fare yoga, ma perché finalmente quelli della palestra, cioè riusciamo a fare, hanno trovato uno spazio per fare quantomeno appunto yoga posturale, schiena, flex, quelle cose lì un po' più tranquille e farle all'aperto. E quindi io sono super contenta perché finalmente si ricomincia. E anche perché non è proprio vicinissimo a casa rispetto alla palestra, è un bel po' più lontano e quindi andrò a piedi sia all'andata che al ritorno, ovviamente. E quindi farò per forza un microcircuito, insomma, quindi sono super contenta. Rosso, tutto a posto, esci da questo corpo. Cos'è questa contentezza, questa felicità per questa cosa? Vabbè. Cose assurde dove trovarle. E niente, dai ragazzuoli, io adesso vado, cioè mi asciugo e poi vado, e che pranziamo insieme e poi facciamo le cose direttamente. Non so se portarmi via le cose del cucito, perché non so se andrà comunque a riposare. Non lo so, ma adesso ci penso, comunque tanto sono in macchina. E nulla, io lascio cose in giro, vabbè, tutto a posto. E nulla, noi ci vediamo dopo o domani. Sì, qua c'è ancora la sedia con la quale ho appeso quello perché non ero sicura che a Robby piacesse, quindi l'ho lasciata per come si dice, se voleva cambiare, insomma, non lo so, ecco. Amori, sei immerso nelle piante? Bravo, amori. Buonasera, noi siamo qui dalla suocera e niente, siamo qui adesso. Robby è andato a prendere le pizze, che così mangiamo qui anche a cena e facciamo un po' di compagnia. E nulla, questa mattina avevo fatto un pezzo di video, di vlog, dove praticamente vi dicevo che cosa siamo andati a fare stamattina, ma che cosa è successo? Che c'era un gentiluomo, diciamo, che non si toglieva da mezzo con la macchina, quindi c'è stato Roberto che ha perso la sua normalissima galanteria e quindi sì. Ecco, diciamo che non era molto bello da sentire. E quindi ho dovuto tagliare, solo che poi appunto siamo venuti dritti qui e mi sono un po' persa via. Sto cercando la luce migliore. E nulla, praticamente mi sembrava strano essere partito in quarta, infatti stavo anche quasi pensando di mettervi il vlog di questa settimana diviso in due, perché la prima parte dura tipo mezz'ora. Poi però giovedì non ho vloggato, ieri non ho vloggato e oggi avete visto quello che avete visto. Quindi domani non è che farò chissà cosa, perché domani andremo dai miei a festeggiare il compleanno di mio padre e anche un po' la festa della mamma, anche se non sono riuscita a fare il suo regalo perché voleva una pochettina, gli ho detto porta pazienza, mi è arrivato un altro ordine e quindi gli ho detto porta pazienza, tra quello, il fatto che dovevo preparare i sacchettini e tutto quanto. Diciamo che ho iniziato nel momento sbagliato, è che sì, sono quelle cose che uno inizia e lì per lì non ci pensa. E sì, Merlino è libero anche se non ci sono cancelli perché abbiamo scoperto che è molto bravo qui dalla nonna. Quindi
e quindi lo lasciamo libero. Comunque vi stavo dicendo che questa mattina siamo andati a ritirare le fedi. Io sono di un contento che voi non potete capire. Ripensandoci, forse l'avrei fatta uguale a quella di Roby, sempre più strettina come l'ho fatta, ma uguale a quella di Roby, perché effettivamente, vabbè, non avevo calcolato, ma comunque sono di un contento, ma di un contento. Sono bellissime, sono veramente super belle e dentro, ragazzi, l'incisione che c'è dentro voi non potete capire. Quando sarà tutto fatto vi farò vedere, perché Roby non vuole assolutamente che vi spoilerò queste cose, e quindi niente. Tra l'altro non sa che vi ho messo uno spoiler sul video del make up, che tra l'altro mi sa che nessuno se ne è accorto, non lo so, perché non ho visto commenti, quindi boh, magari dura troppo poco, non lo so, comunque non importa. E comunque lui non vorrebbe spoiler e io devo rispettare il suo volere, almeno per le cose che riguardano entrambi, soprattutto come le fedi eccetera. E il bambino sta diventando marrone, ma non importa. E poi siamo andati al vivaio a prendere un paio di piante per la aiuola nuova e anche un paio per la aiuola vecchia, in realtà, perché praticamente la aiuola, quella che c'era già, aveva due piante un po' morte perché lui ci ha fatto la pipì eccetera e non sono sopravvissute, e quindi abbiamo comprato due di quelle e due piantine, tre nuove in realtà, e non vedo l'ora di farvela vedere, mostrarvela finita. Spero venga carina, perché non so, siamo andati un po' a sentimento in realtà, quindi speriamo venga bene. E guardate come si è ridotto, è completamente marrone. Vabbè, abbiamo anche incontrato un golden uguale a lui, un po' più grosso, perché lui era 38 kg mentre Merlino è 32-33. Infatti sembrava una pantegana in confronto, perché lui era 38 ma di muscolo, quindi vedevi che era proprio spesso, bello, 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 bello. Anche Merlino è bellissimo, però. Ecco. E poi appunto siamo venuti qua e dovevamo andare a fare la spesa oggi pomeriggio, poi eravamo stufi tutti e due, quindi abbiamo lasciato stare e appunto stiamo tenendo compagnia a mia suocera. Domani appunto saremo via tutto il giorno dai miei e niente, da lunedì si riparte con posturale all'aperto dalle 10 alle 10.45. E poi il pomeriggio devo assolutamente fare qualcosa per il matrimonio, probabilmente andare anche dalla sarta a accorciare il vestito, perché venerdì ho l'ultima prova per quanto riguarda i capelli e le foto pre-wedding. Non vedo l'ora, sono così contenta. Il fotografo fa bene, non serve che vi vestite, c'è qualcosa che sta volando qui, non serve che vi vestite chissà cosa, fa insomma su una foto per prendere un po' confidenza eccetera eccetera. Io dentro di me ho detto, primo, quando mi ricapita, secondo, è comunque un servizio pagato, e terzo, gli ho detto, guarda che Roberto torna da lavoro, cioè va al lavoro vestito come un cane, e quindi ho bisogno che lui si cambi, e io, già che c'ero, visto che pago anche la parrucchiera per varie prove, cioè nel senso il compenso, il compenso finale vale anche appunto per le varie prove, sinceramente già che ci sono ho unito le cose, scusa, e così forse avrò delle foto carine da mettervi per il su Instagram, insomma, prima di, e basta ragazzuoli, questo è quanto, questo è come è andata oggi. Io adesso faccio una fotina a questi fiori che sono stati il mio sfondo per un bel pezzo e adesso stanno rinascendo, mi piacciono un sacco. Sono qua in realtà dalla zia di Roberto, e questa è la parte della zia, ma insomma Merlino più che fare pipì qua non fa, perché per fortuna è educato, gli abbiamo insegnato che qui non si fa nient'altro che pipì, e quindi insomma ecco questo. Basta ragazzuoli, noi ci vediamo domani magari con qualcosa, non lo so, e basta, poi vi saluterò, spero, mi auguro. Buongiorno e buona domenica 9 maggio a tutti quanti, buona festa della mamma a chi mi segue ed è mamma, e
Niente, noi stiamo andando dai miei, perché il 6 è stato il compleanno di mio padre, oggi andiamo a festeggiarlo, insomma andiamo a pranzo fuori. Sono riuscita a far vestire bene Roberto, sono un sacco contenta perché è bellissimo vestito così, è proprio bello, bello, bello. Gliel'ho già detto non so quante volte oggi. E niente, insomma, ecco questo, quindi stiamo andando lì a pranzo fuori, andiamo a pranzo fuori, visto che adesso si può. E basta, in realtà non ho molto altro da aggiungere, però volevo appunto salutare un attimino. E basta, ci vediamo dopo, penso, spero. Ed eccomi qua, sempre dal futuro. 2 giorni. Neanche un giorno e mezzo. Praticamente vi avevo detto: ah sì, spero di salutarvi poi domenica. Invece domenica è successo un po' un macellino di cui non posso parlare qui su Insta, su YouTube. È successo un po' un macellino. Poi siamo tornati a casa e abbiamo fatto una parte del tableau de mariage. O meglio, io l'avevo già sistemata la sera prima, il giorno dopo, appunto domenica, l'abbiamo poi tagliato e tutto quanto, non vedo l'ora di farvi vedere tutto, ma non posso perché Roberto non vuole, quindi ve lo farò vedere a matrimonio finito. Quindi ci siamo messi a fare quello, ci siamo messi a fare un po' di bomboniere, di sacchettini. Vi avevo più o meno fatto vedere come sarebbero venuti, ma Roberto non vuole che vi faccio vedere. Bene, non sopporto queste cose. Non so, allora, io penso che lui non voglia, non tanto per non farmi vedere a chi mi segue, ma per non spoilerare tutto a chi verrà poi al matrimonio, che è anche un po' il mio crucio, però insomma fin lì, perché poi a me in realtà piace condividere e io credo che poi quando lo vai a vivere, quando vedi tutto quanto messo insieme e finito, è diverso, cioè, vabbè, comunque rispettiamo anche il suo volere, come giusto che sia. E quindi non ho vloggato e ieri è stata una giornata un po' così. Abbiamo sistemato 2 o 3 cose e io sono andata avanti a fare delle pochettine che devo fare, dopodiché non prenderò più ordini fino a dopo il matrimonio, perché abbiamo troppe cose da fare. E io soprattutto perché essendo a casa me ne devo occupare di più io, e anche perché sono più portata, oggettivamente. Modesta. Comunque, ecco, questo per dire che poi mi sono, come si dice, mi sono persa via, non ho vloggato, eccetera, eccetera, e non vi ho salutato, e io odio non salutare nei video, perché A, voi me lo fate notare sempre, quelle volte che capita me lo fate notare, e B, effettivamente è un po' bruttino, boh, chiudere il video così. Infatti, siccome appunto ho chiesto su Instagram se volevate 2 video da 20 minuti piuttosto che uno da 40 e passa, e mi avete detto che ne volete 2, io ad esempio oggi, e l'avete sicuramente già visto, ho fatto anche il saluto per l'altro, anche se è uno spezzettone, quindi potevo anche non farlo, ma comunque mi dà fastidio perché insomma poi passano dei giorni, poi salutare fa sempre bene, non porta mai male, quindi ecco, e basta. Comunque questo per dirvi che spero di avervi fatto compagnia come al solito, niente, ci vediamo in un prossimo video che non so quale sarà, ma insomma vedremo, vedremo, oltre ai vlog intendo, vorrei fare anche qualcos'altro, vedremo.